Salve a tutti ragazzi e bentornati da My Show Show. Siamo tornati con la Urbe Eterna per l'ultima puntata dell'anno. Questo è il nostro girone di Champions League. Il Celtic ha 7 punti. È l'unica partita che ha pareggiato, l'ha pareggiata con noi. Vi stupirà, il Poi ha 0 punti, le ha perse tutte. In questo momento è già estromesso da un'ipotetica qualificazione alla fase successiva. Ci stiamo comunque noi che siamo belli sfortunati. La prossima è di nuovo contro il Celtic e poi il pari. Sembrava un po' apparecchiata, poi una sconfitta col Bilbao e il pareggio col Celtic. Andava un po' così, però siamo padroni del nostro destino. Mentre in campionato abbiamo ripreso la nostra scalata, siamo sesti, tutto bello, abbiamo una bella squadra. Oggi proviamo ad andare dritti, ok? E se non lasci mi piace a questo video avrai un anno sfortunatissimo come la tua squadra. Guarda, c'è la Supercoppa tra un po', eh. Prima di iniziare volevo fare sta roba. La Spagna ha ritirato la sua offerta per la nazionale. Ora ragazzi, volevo iniziare proprio in questo modo. Ci abbiamo comunque ancora l'offerta dell'Italia. Oh ragazzi, ma avete detto tutti: ma così dai, fai qualificare l'Italia al mondiale, dai. È un po' banalotta, come cosa. È un po' scontatina, l'abbiamo già fatta. Però se voi volete Mister Spettacolo alla guida dell'Italia, avrete firma sto contratto e andiamo a rappresentare. Che bello per tirare a noi, porca miseria ragazzi. Fai nazionale l'allenatore più vincente della storia del calcio italiano. Occhio che abbiamo Sanchez che vorrebbe tornare al Parì. Una storia che ho già sentito. Noi ragazzi facciamoci le ossa. Ragazzi, la Cremonese ce la dovremmo spolpare, eh. Bertolacci, questi hanno ricacciato. Bertolacci si è dimenticato pure lui che gioca a pallone, ragazzi. Collo Colo. Dai, porco due ragazzi, cioè, se perde una partita contro uno che si chiama Collo Colo. Però siccome è probabile e possibile, sapete che succede? Io ci vado a mettere mano e mi gioco tutte le azioni salienti, ok ragazzi? Perché mi sa che è l'unica cosa che possiamo fare. Eccola qua la Urbe che accoglie la Cremonese. In altri momenti l'avremmo skippata, ma io ho una paura di perdere ste partite, ragazzi, che voi non avete idea. Secu Koita. Ah, ma c'ha 24 anni Secu. Pensavo fosse più giovane, te posso dire. Noi abbiamo una squadra giovinastra. Allora, questi ragazzi vengono dritti dritti dalla Serie B, quindi noi dobbiamo fare almeno un gol. Oh, eccolo, eccolo, il bro contro Delgado. Delgado manco mi vede, secondo me. Certo che non mi vede, perché io la passo a Mudrik che ci mette una giornata. Ma che brutto! Col passaggetto, ma che è sta roba? È pur sempre un gol. Ancora Mudrik, che oggi è scatenato. È sgatenato Mudrik, è sgatenato. Tanto Mudrik, secondo me, ragazzi, è un acquisto che stiamo un po' troppo sottovalutando. Bravo! Il bro! Il bro! Oddio, me l'ero mangiato, me l'ero mangiato, ragazzi. Il bro magnifico. Questo me l'ero pappato perché all'ultimo ho visto il portiere che è uscito. Loro se l'allungano sempre. Calcio di rigore. Se che te. No, io te sicuro non mi fido. Cioè il bro che tira 92 di potenza, che tira una saracca. E chi si è visto si è visto. 3-0 dopo 24 minuti. Come squillano le trombe della Urbe. Ancora contropiede. Ma vediamo quanti gol riesco a fare nel primo tempo. Poi quittiamo, ragazzi. Allora c'è Young CR7 pure in campo. Bravo Young CR7, che lancia il bro, che vede Mudrik, che bacia lei, che bacia lui. Ma non è finita, si va direttamente al secondo tempo. Pure il gioco ha detto calma, non se giochiamo tutti i gol adesso, però Locosvili, Locosvili, Locosvili. E se l'è pappato, no, il bro, palo paletto e gol. Che modo per iniziare la puntata, eh. Possiamo avanzare fino alla fine. 6-0, il bro ancora. Offerta per... oh, Tamim Mansur. Le accetto tutte, raga, le accetto tutte. Manco contratto. Sì, sì, vuoi Mansur? Questo era quello che era venuto in squadra così. Guardate un po' chi ha vinto il pallone d'oro. Erling Haaland. Ma ragazzi, siamo a Bologna a mangiare i tortellini. È uno sconto importantissimo contro il Bologna, che ha praticamente 3 punti meno di noi. Quindi cerchiamo... Bologna in attacco. Guarda, i miei difensori centrali dove stanno? Ah, mo' schierato Silvio, è vero, ragazzi. Vediamo se... scalda Bagnaz. Bravo Roger. Ma poi Silvio. Contropiede, contropiede. Contropiede da Muerte. Aspetta ragazzi. Mazza, brutto passaggio qui. Sì. Bravo, bravo. Ma che passaggio di me. No, che passaggio orribile ha fatto Bobega. Ragazzi, aspettate, aspettate, che io posso fare la palla lunga e pedalare, eh. Porco due, che piedi che c'ha Bobega, ragazzi. Indescrivibili. Quest'altro. Stop. Se cucchete. Ah, scalda Bagnaz. Calcio di rigore. Abbiamo ancora delle possibilità per portarci a casa il risultato. Anche perché vi ricordo che questi possono fare sempre un cross lungo. E s'abbracciamo. Parte il bro.
Centrale, la butta dentro. Il Broglia. Cross lungo. Guarda quello tutto solo. Come te la difendi? Non la difendi. C'è il Branco Crew. Vedete, sono queste cose che ti fanno pensare, no? Che tanto se lo devi prendere il gol, lo prendi, punto. Mamma mia, l'esternaccio di Roger scalda Bagnaz. Non è finita, è l'81esimo. Matteo Guendouzi. No, perché sta giocando Guendouzi? Che mi ha preso questo. Skorupski, non basta. 1-0. No, lo sapevo. Mannaggia, Mansur è andato alla squadra che mi dava di meno. Allora, ragazzi, abbiamo l'Atalanta e poi il Celtic. Però l'Atalanta sta lì. Se ci batte, ci scavalca. Quindi dovremo mischiare un po' le carte. E loro sono forti, eh. Scamacca, Duven Zapata. E il fornaletto là, Somerville. Eccolo, Branco Crew. Seguito da il Bro, che ha fatto 9 gol. Il record di competizione, vi ricordo, è 36. Fatto da il pipì da Higuain e Ciruzzo Immobile. Torna Ben Sagir lì davanti. Noi, ragazzi, giochiamo con Coità e il nostro Aleando. Mamma mia, ragazzi. Ma che è, rigore per la Urbe? Ormai lo sanno che tiro centrale? Secondo me lo sanno. E no! Terzo rigore in 3 partite, tutti centrali. Squillano le trombe. Ha segnato Armando. Attenzione a Ben Sagir. Ragazzi, Ben Sagir fin troppo... No, è fin troppo un ca... Ecco, Bergamo in attacco. Me lo so pappato, ragazzi. Mamma mia, sta... Contropiede. Palla lunga a pedalare. Ben Sagir, che giocatore fantastico. L'allunga verso Garnacho. Garnacho, è un lampo. È un fulmine. È una saetta. No, Goida, che te sei pappato. Si giocano la difesa a 3. Se sbaglio questa, sono un coglione. Eccola. Ecco fatto. Terza marcia. Mamma mia, meno male. No, fuori gioco. Finisce 1-0. E andiamo. Ragazzi, se va avanti così, giochiamo tutte le azioni, non ci segnano mai, secondo me. Per adesso è la Champions League. Siamo a un passo dalla storia. Guardatelo, che giocatore fantastico. E questa la dobbiamo vincere, ragazzi, eh. Risuona nella mente, negli occhi e nel cuore l'inno della Champions League. Con 6 gol nelle ultime 3, Armando Aleandro sta facendo il devasto. Però, no. Ma dai, la Champions League, ma fammela un'introduzione. So, veramente, so depresso, guarda. Sta ma veramente depresso. Ovviamente non per colpa mia. Avete visto che adesso non sto facendo neanche più le interviste, perché mi abbassa l'umore. Però come gioca la Urbe, eh. No, Van de stupido. No, che cazzarò l'ha parato quello. Mortacci spicci, oh, ragazzi. Le prende tutte. Però è il 45esimo. Sappiamo fare male e sappiamo soprattutto battere i calci d'angolo ormai. Ah! Se sbaglio questa, il video finisce, eh. Dai. Il bro. In forma spaziale il bro. Squillano le trombe. Ha segnato il bro. Cross lungo della Urbe. Ah, ma quindi si può fare. Il bro. Cioè, non ci si crede, ragazzi. Ma è 1v1. È Ruiz contro i Bagnaz. Il sangue cagliente. Oddio. No. Brazzo. Chiudigli la Branco, che bravo! Palla persa. Di Ortomuso! E attenzione, il PSG vince! Ci fa un favore clamoroso! Adesso vi faccio vedere perché si vede la differenza dagli uomini e i ragazzini, guarda! La Urbe fa il colpaccio! Si mette la maschera e aggredisce la competizione! Prima di andare avanti dobbiamo fare le convocazioni, perché adesso siamo i CT dell'Italia e dobbiamo fare quello che si deve fare. Allora, io non credo che ci avremmo sti fenomeni, eh. Allora, Donnarumma, Meret e Vicario. Provedella secondo me è più forte di Meret, però vabbè. Bastoni 88, Di Lorenzo 85, Godo, Mancini 85, famo che Godo, Di Marco, Romagnoli, lui no, Brian Cristante dentro. Vabbè, Romagnoli, Casale, Destiny Udogi, la sentenza, Silvio. Ho giocato Nali, raga. Sì. Scommettiamo e non mi dicono niente. Poi abbiamo Barella, cioè che centrocampo assurdo. Poi Locatelli, Chiesa 85, deve crescere un po' di più Chiesa però, eh. Pellegrini che ci fa il jolly. Vabbè, lui lo famo volare, tranquilli. Frattesi, buono. Cristante, vabbè. Zaniolo va bene. Mimmo, Madonna, Ciruzzo sta nell'oltretomba. 83, che è successo? Zaccagni, vabbè. E Giacomino Raspadori. Non ci abbiamo la punta. Me sto stupendo, ci abbiamo la punta. Lo sappiamo. Raga, mi sembrano i migliori. A parte Giorginio, possiamo fargli prendere il volo e pescare, che ne so, Baldanzi, Fagioli, Rovella. Però un po' dei giovinastri che diventano forti ce li possiamo avere, ragazzi. Scusa, non c'è... Come si chiama? Mazza, Miretti 79. Però i terzini ce l'abbiamo. Sapete, ragazzi, che forse Silvio lo possiamo lasciare a casa e convochiamo Calabria, perché difensore
centrale ce ne abbiamo tanti, terzini di meno. Opto per questa opzione. Poi a centrocampo stiamo ben messi. Toglierei Jorginho che non mi piace, ma porterei o Baldanzi o Fagioli Rovella. Forse Rovella. Aspettate ragazzi, fermi tutti. Brian, ti darò un'occasione la prossima volta. Qua bisogna portarsi chi conosciamo. E Pobega deve venire. Poi il Gallo, il Sharawi, Bonaventura. Chi è il Giordano ragazzi? 78. Luigi Giordano. Oh mazza, 78 è tanto, eh. Sai che mi sembra lo convoco? Che gente ragazzi. Cambiaso, Cambiaghi. Pure Colombo secondo me diventa forte. Bella nova. Allora forse qualche giovinazzo ce l'abbiamo, ragazzi. Possiamo dire la nostra. Però questi sono i miei convocati. Ci abbiamo il Bari. Scommettete che mo se me la simulo la perdiamo. Capirai, arbitra Federica Pelliccioli. Guarda, è 3-2-1, sconfitta. 3-0, godo. Il Pobega fresco di nazionale. Garnaccio coità. Però adesso ragazzi, concentrati, siamo l'Italia. Dobbiamo fare bella figura. Ci abbiamo delle amichevoli, quindi niente di che. Vabbè ragazzi, devo dire che è meno brutta di quanto pensiate, eh. Però sto Luigi Giordano non è niente male, eh. Corricchia, c'ha un buon dribbling, tira, passa, cioè praticamente un po' tutto. Attaccante DCC, veramente forte, veramente forte. Islanda, questi fanno i pescatori. Questa è la formazione che ho scelto inizialmente, ok? Diciamo con i più forti un attacco un po' così. L'attacco è sicuramente la cosa che mi... no, preoccupa di più, però sicuramente... cioè Ciro tira e basta, poi sta fermo, sinceramente. È immobile in tutti i sensi. Quindi ragazzi, potrei pure far esordire Giordano, Raspadori, insomma, capiamo un attimo. Abbiamo comunque Scamacca. Eccolo, mister spettacolo, per la prima volta in panchina per l'Italia. Si gioca Italia-Islanda, è l'esordio in questo universo con lo stemma della nazionale fresca, campione d'Europa che dovrà difendere il titolo. Che poi l'ha vinto pure qua, non mi ricordo. Back to back, però c'è una missione, riportare l'Italia ai mondiali. Guarda, tutti contenti, Sandrino Donali torna in campo dopo la squalifica. Vediamo che succede ragazzi. La formazione la conoscete, è Ciruzzo Immobile con la 10, vabbè. E Mosè Kin, cioè, eccolo Mosè. Io ragazzi ho scelto Mosè perché posso fargli fa questo ragazzi. Gli posso far fa questo. Magnuson, vediamo se è solo Magnuson. No, mazza però. Ciao, i pattini. Chiesa, chiesa, viene rimontato. Chiesa, niente. Ancora Italia in attacco. Allora io potrei trovare il corridoio qua, eh. Lo trova forse Barella? No. Allora Mimmo, c'era il tiro Mimmo da su punizione? Pennella là. Vai Mimmo, pennella là. Oddio, Ciro. Ciro. E niente, non c'è nessuno qui. E un po' di figa qua. Bastoni, bravo. Ma che bravo. Punizione per l'Italia, è l'81esimo. Italia-Islanda un po' finì 0-0. Dai, dai Casale, è entrato pure Casale. Mimmo Berardi. Prova Mimmo Berardi da casa sua. Ancora, ancora. Occasione di cross per l'Italia. Non si molla, non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. Chiesa, la pennella. Verso Ciro. Che caspiterina succede? Vabbè, ma la prima è dei Polletti. Proviamo a mischiare un po' le carte. E contro la Repubblica Ceca, che un tempo schierava Milan Baroš insieme a Nedved e Jan Koller. Oh! Sandrino Donali. Allora, ho messo Casale lì perché ho scoperto che corre 80. Porca miseria, ragazzi. Un difensore che corre 80 è tanta roba, eh? È tanta roba. E soprattutto ho scelto Raspadori Scamacca lì davanti. Eccola, eccola l'Italia che scende. Questo è Mimmetto Berardi. Eccolo. Eccolo Scamacca, il bomber. Il bomber che spacca tutto. Si potrebbe già skippare ragazzi, sono amichevoli però. Piano piano ragazzi, dobbiamo scoprire giovani talenti. E soprattutto dobbiamo trovare l'attaccante ragazzi. Scamacca, Scamacca, Scamacca se lo pappa. No, bisogna più che altro trovare il gioco. Sì? No? Vai Scamaccone, niente. Però Scamaccone ragazzi, mi sa che non è il mio attaccante. Perché è un po' troppo duro. Non so se mi capite. Mi capisci? Eccolo. Porca miseria, però c'ha un colpo di testa che sfascia le porte. Ragazzi, ho fatto una girandola di sostituzioni, ma direi che questa partita sta piuttosto in ghiaccio. Cioè questi non hanno fatto niente in un tempo. Ecco lo Scamaccone, se lo pappa di nuovo. Vedete, in atto attaccante, là l'avrebbe messa in mezza. L'avrebbe messa in mezzo e Giordano l'avrebbe buttata dentro. Madonna, ragazzi, madonna, ma perché parlo? Eccolo Giordano, oh. La palla arriva a Scamacca e si perde, però... Giordano, Giordano, la da Scamacca, Scamacca! Ma questo è gol di Giordano! Oh, raga, quello è re forte sto Giordanino, eh! Quasi quasi ci dovremmo pensare noi! Quella urbe! Ah, madonna però, ragazzi! E guarda come dribbla Giordano! Raga, ma questo è un fenomeno!
No, vabbè. 2-0 a 3-3. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, succedesse davvero? Non lo so. Però, secondo me, abbiamo scoperto un bel giocatorino. Adesso lo andiamo pure a cercare. Non dovevamo perdere, sono amichevoli. Luigi Giordano, vediamolo un po'. Al Cittadella, 17 milioni. Mostra un ottimo potenziale. Vediamo un po', ragazzi, se si può prendere sto Giordano. Cioè, c'ha tutti i playstyle al punto giusto. Molto interessante. Torniamo con la testa, la mente e il cuore alla Urbe Eterna. Eccolo qua, il bro. Adesso abbiamo il Milan. Che magliette. Il problema è che dopo il Milan ci abbiamo il Paris. Quindi diciamo, ragazzi, non so se ho fatto bene a schierare i titolari qua, però l'idea è questa, ok. Però di là stiamo con non dico le spalle coperte, però il Paris, oddio, il Paris mi potrebbe fare comunque bozzi in fuori di niente, ma bravo bro. Mamma mia che stop. Lo purga. Ha fatto un movimento da attaccante clamoroso. Poi il bro, quanto l'avevamo preso? In prestito per 2 anni? Non lo so, ragazzi, ho fatto delle sozzate di mercato che lo so solo io. Porca miseria, Brazzo Crew, che te stavi a cagà qua, Fernandez. Viene ciucciato da Mudrik, l'altro biondo che fa impazzire il mondo. Dove sta? Oddio! No! Allora, Sekou non la sa battere. Parte Sekou, coite! No, c'è Maignan. Cross per il Milan. Attenzione, ragazzi. Ma non ci credo, Mike. Vabbè, questo è il gol che dovevi prendere. Rafa Leão. Alla fine ci ha segnato. Io vorrei rivederlo, Fabio, ma non me lo fanno vedere. Che schifo, comunque, mamma mia. Salamandra è tornata al Milan. Lo ricordate la carriera di Matteo Serra? Che disastro che fu. Guarda, guarda che succede, va. Cabrera, dai, chiudilo. Bravo, Gertrù. Finisce 1-1, ma è uno scam totale. Però l'importante era non perdere. Solo, ragazzi, che non so il perché, ma giocando così, cioè, ho l'umore basso. Loro sono forti, lo sappiamo. Addirittura cambiano il difensore centrale. Guarda che panchina. C'hanno solo un Mbappé più di noi. È il momento che tanti aspettavano. Una trasferta europea da sognare. Un momento che gli uomini veri hanno sognato di vivere. È Paris Saint-Germain contro la Urbe Eterna a Urbe Eterna. Quindi una grande trasferta europea per chi? Per i tifosi del Poi, che non sapevano ci fosse una terza squadra a Roma. Ma adesso lo sanno. Dopo l'andata lo sanno e come. Ce l'avamo fatti 4. Il capitano Garnacho, subito aggressivi, vogliono vendicare la sconfitta. Sta tentando di risalire il Pori e forse per come si è apparecchiata potrebbe anche essere possibile. Ma insomma, oggi la Urbe deve ammazzare il gruppo, Ma se l'allunga Garnacetto. Aspetta Garnacho, bravo, passa la palla. No, che schifo è quella roba. Gertrude, no. Che videogioco, Qua sbaglia la Urbe. Gertrude, viene ciucciato, Gertrude. Bravo Gertruda, non si potrebbe fare sta cosa, ma noi la facciamo lo stesso. Occhio ragazzi, è vero, perché se una tra Celtic e Bilbao vince va prima, Vabbè. Bravo, Ben Sekir. Dai, gli hai ciucciato, bravo Ben. Ma che cacchio sta succedendo? Ma che fa Ben Sekir? Ma non ci credo. Io ragazzi, lì ho chiesto di fargli fare il tiro d'esterno. E Modric, ciao. Porca madosca. Porco dici. No. Xavi Simon, con la mano, questa è anche clamorosa, ragazzi. Sai che forse per la carriera dovremmo abilitare i falli di mano? Questo ti porta dritto sul dischetto, Oh, con doppio tocco. Barra, spostati. No. Brutto. Bravi. Nell'acqua, scattiamo giù. E il bro, che saracca. Vedi come si fa? Bisogna mordere caviglia, bisogna. Gioacancello. Bravo, Branzo Crew. Ragazzi, stiamo subendo, però è in queste occasioni che ci rendiamo più pericolosi solitamente. Madonna. Cabrera con la mano. Ormai tanto non ci fischiano niente, raga. Qua l'abbiamo preso. Qua l'abbiamo preso, ragazzi. Ce l'hanno infiocchettato. Segna Bernardo. Cioè, posso stare, ragazzi. Era maturo. Bravo. Parti Ben. Porco due, Ben Sekir. Ma un passaggio devi fare. Ti sei involuto, Ben Sekir.
No, sono così stanchi, tazzate, non voglio. Stupido. Qua pensavo l'avesse persa. Cioè, pensavo che l'avrebbe presa. Oh, raga, comunque sempre belle partite con questi, eh. Questi se l'allungano e basta. Madonna, scappare. Bravo. Quello è fallo, signore. E non c'è nessuno. Ma questi sono pazzi. E non c'è po... No, senti. Stiamo facendo schifo. Segu, vattene su. Benseguir tanto prende il volo a fine primo tempo. Non ho neanche aspetto. Non per niente, ragazzi, ma perché c'è stato proprio un delirio tattico. Fuori Benseguir. Vedi, 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 ragazzi, che riesco a aggredirli. No! Però avete capito come bisogna giocare, ragazzi. Subito palla in fascia. Poi non è facilissimo con il radar così. Ancora non alzo i giri. Va bene così. Bravo, Segu. No, aspetta, non è finita. No, aspetta, non è finita. Aspetta, non è finita. Ma è finita. Sì, bro. Sì, bro. Sì, bro. Verticalizzando così e vai. Ma non te faccio più giocare, basta. Alla prossima giochi. Non te convoco nemmeno. Gertruda. Annaggia. Vai, carnacetto. Vai, carnacetto. Vai, carnacetto. Fallo te, fallo te. Bravo, carnacio. Bravo, Alejandro. Mai, Barrett. Ah! Oh, non è fallo, godo. Godo, 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 godo. Tommasì. Oh, si è intrufolato Tommaso. Levati, Tommà. Levati, Tommaso. Tommaso, che qui vige la regola del bro. Madonna, come gli sono entrato dentro. Vabbè, vabbè, senza senso. Piumma. Ad incastonarla lì. La riprende la Urbe. Forza, forza Urbe, forza Urbe. Imbattuta da diversi risultati utili consecutivi. Fermate con quelle scivolate tu. Aspetta, adesso però, ragazzi, non facciamoci prendere dai facili entusiasmi. No. No, 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 ma che schifo. Cioè, in nessun gioco malato funzionano ste cose. Allora, Mudrik già sta senza benzina. Cioè, qua, questo qui, tre ore ho chiamato il pressing. Ho fatto qualcosa, niente. Vabbè, 2-3, insomma, il miracolo si era compiuto. Per poi riscendere tra le tenebre. Però bella partita, ragazzi, devo dire. Col pari ho fatto due gare veramente divertenti. Certo, però, se ci batte, rientrano in corsa. No, dai. Bravo Brazzo. Mamma mia, che mi hai preso. Che gli hai preso, anzi. Aspetta, aspetta, ragazzi, che stiamo soli. Stiamo soli. Puntalo, puntalo, puntalo. Puntalo, puntalo, puntalo. Vai, carna. Alejandro. Mamma mia, non si può giocare così, eh. Immagini, ragazzi, mo se scoprono, noi gli famo l'ultimo contropiede della morte e finisce così. Ed insieme marciaron giù. No, no, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, Pallaccia messa lì. Ma stai, che ha fatto qua, carnacio? Tutto da là. Oddio. No, sono stato frettoloso. Sono stato frettoloso. Potevo condannare il Paoi all'oblio. Succede, ragazzi, succede. Ma non bisogna essere tristi. O meglio, sì, perché abbiamo preso due gol da Gojomberi. D'altra parte, l'abbiamo ripresa. Allora, vediamo se ho scoperto giovani interessanti, ragazzi. Tra l'altro ho fatto una minchiata perché ho mandato in Brasile a trovare tipo dei difensori. Infatti non mi sta a trovare nessuno. Questo potrebbe essere pure buono. Vabbè, me lo metto dentro. Niente, vabbè. Guarda questo col mallettone. Hoffman. Questo potrebbe, me lo porto dentro. Poi magari li mando via, ragazzi. Cavoli. Zitti, zitti, guardate il potenziale. Cioè, Garnaccio è diventato 86. Porca vacca, è il più forte come in squadra. Poi c'è Armando Alejandro, vabbè. Scaldabagnez, Gertruda. Poi gli altri, vabbè, a seguire. Solo Goità, solo più uno, Ragazzi, guardate qua. Bottone in panchina. Il capitano della Roma è Carlson, che voi conoscerete come Scarson. La Roma si è inscarzita, Belotti, Locek. Quel Mertens non gioca, È un derby, è il derby. Giocano la Roma contro la Urbe
eterna che si è garantita il posizionamento sulle mappe del calcio italiano ma anche europeo grazie a quest'uomo qui. Però occhio, perché le partite con la Roma sono sempre state un po' strane, eh? Ci dobbiamo vendicare di partite precedenti. Solo che, cioè, la Roma è diventata veramente scarsa, ragazzi. Cioè, però Scarson, un uomo del mister in porta, ma in panchina c'è Bottone, che pensavamo sarebbe stato poi il titolare. Lo è stato nella corsa alla Champions della Urbe. Mamma mia, veramente le botte che si stanno a dà. Attenzione, attenzione. La Roma attacca con Elodie. Bello, chiuso da Rivera, un bel coatto. Ci ricorda un po' MXS dei tempi d'oro. Però c'è anche un altro ex, è vero, c'è Scaldabagnez, che però con la Roma può giocare. A parte che l'ultimo derby, ragazzi, ce l'hanno fatti 5. Ci ha segnato pure Cataldi. Quindi guardi proprio che NCSP. Ah, Scarson. Si vuole prendere la vendetta contro spettacolo. Ammonito Guendouzi perché è spettinato, lo dice l'albero. Ma che punizione gli ha regalato? Attenzione, punizione regalata. Velo. Tiro. Che punizione mi ha tirato questo, ragazzi? Che golasso. Ricordate quando c'era José Altafine? Non ve lo ricordate, José Altafine che faceva la telecronaca. Ma non l'ha vista. Roma 1, Urbe 0 e sono 8 minuti. Oh no, Scarson. Ma il tuo vecchio compagno Suppo Vega di cattiveria. Adesso qui l'arbitro che decide? Giallo. Philip, sei un pezzo di fango, te lo posso dire? Cioè, mo solo perché t'ha rubato il posto. Ma ragazzi, ma è una tassa fissa. Arca mignotta. Cioè, Pobega al derby dei fa gol, punto. Pazzo furioso. Bravo. No, no, Goita Seku. Come ha fatto a sbagliarla? Beh, ragazzi, li stiamo dominando. E nel buio incatenarli. Ecco, qua se ne va sotto la doccia. Qua te ne vai sotto la doccia. Te ne vai sotto la doccia, te ne vai. Bello, elevate, porco il due, mi è entrato sulle caviglie. Conti in sospeso. Conti in sospeso, mai appianati. Nello spogliatoio della Urbe. Entra addirittura Spinazzola al posto di Belotti. Adesso qua bisogna fargli la foto. Prova il tiro effetto. Va Matteo. Godo, ragazzi, meno male. Allora possono cacciarglieli pure a loro, finalmente. È un po' sconsiderato l'intervento di Filippo. Ecco, per esempio, no, ragazzi, io in un'altra carriera adesso ci avrei fatto tutta la puntata. Porco dinci. L'è giusto, l'è giusto. Quindi niente, superiorità numerica che dura solo un paio di minuti, forse. È una guerra, è una battaglia. Ma no, dicevo, ci avrei fatto tutta bella la puntata. Scenette su scenette, storie su storie. Per indagare su Filip e che cosa era successo tra Scarso al Mister Spettacolo. Ma dai, come fa a non levargli la palla? Comunque non può stare solo Matteo. Bravo, Gertrida. Che fallo è? Sì, guarda quest'altro, va. Allora, io non oso immaginare come stia giocando adesso la Roma. Però quando si deve fare la battaglia, sono questi i giocatori che devono scendere in campo. No! No! Ma che è una cross line from hell gli ha fatto. Gertrude, io capisco che quando vedi la Roma diventi stupido, però no così. Vabbè, fammi... Aspetta. João Mario come far cucchiaio. Speravo di morire prima. No, vabbè, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. No, oh, vabbè, raga, su. Anna così, dai. Dai, dai, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Basta, basta. 5-2, va bene. Cabrera, bro. Vabbè, io i derby li devo perdere. Quindi scivoliamo al... Oh, però la Roma zitta zitta sta a un punto dal primo posto. Che non è tanto distante da noi, ragazzi. Ho 5 punti. No, vabbè, lo sapevo, raga. Non me le devo skippare. Dai, ma chi è Aurelio? Allora, ragazzi, Athletic Urbe. Dobbiamo vincerla. Io mi gioco le azioni qua. Mi pare la soluzione migliore per almeno non perdere. Vincere e vincere convincendo. Anzi, manco, non mi interessa convincere. Basta di vincere, stiamo al San Mamés. È uno stadio che si trova in Spagna. Anzi, diciamo che i baschi vorrebbero che non fosse Spagna, ma qualcosa a sé. Non ci interessa la Champions League. Quindi se stiamo qua è perché ce lo siamo meritato. Se vinciamo questa, ragazzi, ci qualifichiamo. Ma soprattutto ci abbiamo la sicurezza di non far rientrare una tra Celtic e Paris. Contropiede un po' lungo, forse. Mamma mia, Pobega, che lancio. Però è buono, aspetta, aspetta, aspetta. No. Ancora Urbe, questa volta è semplice, eh. Questa volta non posso sbagliarla, eh. Questa volta non posso sbagliarla, cheat.
Buone. Garnacho, Aleandro, ormai è l'uomo squadra, è l'uomo in più. Ecco fatto. Cross lungo Athletic. Siamo nelle mani del Brazzo Crew. Bravo, Brazzo. Guarda Garnacho lì, al 90esimo. No, perché non gliel'hai data? Perché non gliel'ha data? Vabbè, Aleandro. Vabbè, l'hanno pisellato in tutti i modi. 1-0, attenzione. Che ce frega a noi, basta che vinciamo noi. Ah, ma sono finite, ragazzi. Noi passiamo. Passa l'Athletic. Ah, pensavo mancasse una, perché, non lo so, vabbè, sono pazzo. Siamo passati. Il PSG è passato, andrà a fare l'Europa League. Però noi passiamo come primi, quindi andiamo a vedere chi potremmo beccare. Una tra Aston Villa. Oh, mazza a Napoli. Il Lipsia, brutto. Il Leverkusen, brutto. Non ha giocato benissimo, eh. Porco Dinci. Indovinate un po' chi beccamo noi. Bayern Monaco, il City, e dai. Ah, pure il Dortmund, vabbè. E pure il Liverpool. Andate a fanculo, va.